Lavoro e imprese, al centro di un dibattito organizzato da Sinistra Italiana che si è tenuto a Roma, al confronto erano presenti anche diversi rappresentanti sindacali. Nazario Basile. Roma, questione nazionale e unità di crisi per valutarne le specificità. Sono gli elementi su cui incardinare il rilancio della città, secondo Stefano Fassina. Dei temi legati al lavoro nella capitale si è parlato ieri pomeriggio in un incontro pubblico organizzato da Sinistra Italiana alla Garbatella. Al dibattito hanno partecipato i delegati sindacali di diverse aziende in crisi, oltre a rappresentanti degli ambulanti. Imprese e lavoratori in difficoltà che, secondo il capogruppo capitolino di Sinistra per Roma, con le loro vicende sono indicatori di uno smottamento economico e sociale che sembra andare avanti in modo inarrestabile e che invece andrebbe affrontato in modo sistemico. Tra i nodi definiti critici, le dimensioni strutturali della città, con una superficie di 1.300 km² contro i 182 di Milano, troppi per Fassina, per non necessitare di un forte decentramento. Poi il debito, 12 miliardi, quello storico, per i quali Roma paga interessi per 250 milioni ogni anno. Chiediamo oggi che si avvii una unità di crisi nazionale con il governo, con la Regione Lazio, con il Comune, perché bisogna affrontare nodi strutturali prima che sia troppo tardi.